Ciao ragazzi, benvenuti alla nuova puntata dell'Occhio Presente dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Ci eravamo lasciati con la sua crisi, ma non vi preoccupate, perché in questo periodo ho comunque continuato a lavorare per committenti privati e non solo, in questo periodo ho anche creato quello che secondo me è il suo più grande capolavoro. Ma prima la sigla! Bernini decide di diventare committente di se stesso, una cosa inaudita per un artista di quei tempi, soprattutto quando si parla dei gruppi monumentali, quindi di pezzi di marmo molto grandi, ma lui poteva permetterselo. Realizza quindi la Verità, una figura nuda, come nell'iconografia tradizionale, la nuda Veritas, che viene spogliata da un uomo vecchio, alato e barbuto, il tempo. Gian Lorenzo fece così presto a tornare nelle grazie dei pontefici che non riuscì a scolpire la figura del tempo, ma sappiamo da dei disegni come doveva essere. Ci dovevano essere delle rovine, degli obelischi, degli archi che sorreggevano il tempo, che avrebbe strappato il drappo scoprendo la verità, nuda e con in mano il sole che rende chiare le cose e non lascia ombre. La verità sui campanili di San Pietro, sulla sua innocenza e sulle sue abilità di architetto. Qui Bernini è completamente libero da ogni committente, da ogni convenzione. È solo lui che decide come farla e dove fermarsi. E forse è proprio per questo che la figura è straordinariamente sensuale. Il corpo è completamente abbandonato e disinvolto, le gambe aperte, coperte da un drappo. C'è un completo abbandono che culmina nel suo sorriso e negli occhi senza pupille. Uno sguardo perso nel nulla. Una figura di desiderio puro. La sua verità, desiderata o desiderabile da tutto il mondo. Ma lui sa che in fondo nessuno la vuole la verità. Stuzzica quindi così i suoi contemporanei. A Roma la verità era solo in casa del cavalier Bernini, girava questa battuta. Bernini era molto legato a quest'opera e prima di morire scrisse un testamento con cui legava strettamente i suoi eredi ad essa, impedendo di venderla. Ed eccoci finalmente arrivati alla mia preferita, l'estasi di Santa Teresa. Bernini si trova davanti al difficile compito di dover rappresentare lo stato spirituale interiore descritto da Teresa nei suoi scritti. Uno stato che si traduce in sensazioni ambivalenti, caratterizzate dall'unione di dolore e piacere, e che coinvolge sia il corpo fisico sia quello immaginario dell'anima. La donna è mollemente abbandonata all'indietro, mentre un angelo la sostiene appena dalla veste. Un fascio di raggi dorati fa da sfondo alle due figure inondate di luce. Adagiato su una nuvola, il corpo di Teresa si agita. Il volto della santa è sconvolto da un'emozione estatica, che dagli occhi socchiusi e dalla bocca semiaperta, in un'espressione di piacere fisico, si dipana fino alla liscia nudità degli arti e al fremito convulso della veste. L'angelo, che le sta di fronte, con un sorriso malizioso, tiene la freccia infiammata delicatamente tra le dita della mano destra, mentre la sinistra regge l'orlo della veste di Teresa, preparandosi a infliggerle la stoccarda amorosa. Il suo volto, fortemente idealizzato, pur riflettendo la delizia della santa, non ha alcunché di terreno. Rappresenta la volontà dell'anima della santa di unirsi completamente a Dio. Questa volta, la protagonista non vuole sfuggire la passione, come nelle opere passate, al contrario, la desidera con tutta se stessa. Per Bernini l'unico modo di comunicare il torrente di sensazioni che investe la santa sta nel rendere visibile l'estasi del corpo. Bernini fa propagare questa esperienza nello spazio circostante, trasmettendosi fino alle venature dei marmi colorati per registrare una sorta di pulsazione diffusa. C'è una moltitudine di marmi colorati provenienti dalle rovine romane, quattro colonne di breccia africana antiche, a cui mancavano dei pezzi che Bernini riempie con altri marmi colorati a mosaico, ma ancora il verde di Tessaglia, il giallo di Numidia, l'alabastro di Sicilia, il rosso di Francia. I marmi esplodono verso lo spettatore. Il suolo si apre e ne escono scheletri che sembrano tendere verso la fonte di luce. Tutto si apre e trema. Ai lati ci sono dei palchetti dai quali si affacciano i cardinali della famiglia Cornaro che assistono alla scena. Nessuno, prima di Bernini, è mai riuscito a rendere il marmo così carnale. Nelle sue mani la pietra diventa palpito e onda, fremito e sudore. Le sue figure piangono, gridano, i loro torsi ruotano e si inarcano nello spasmo provocato da sensazioni intense. Ma d'altronde c'è un'illusione scoperta
prettamente erotica. Gli affreschi della cappella furono disegnati da Bernini e rappresentati da un suo allievo. In alto i cieli si aprono, irrompe la colomba dello Spirito Santo e sull'arcone della cappella ci sono degli angioletti intenti a stendere dei festoni. Stanno preparando il talamo nuziale per Teresa in Cristo. In mezzo due angeli portano la corona di Teresa e uno striscione con scritto: «Se non avessi creato il paradiso, ora lo creerei soltanto per te». La santa racconta nei suoi diari le sue levitazioni. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infliggeva questo enorme dolore, che non c'era da desiderarne la fine. Nell'anima poteva appagarsi che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non tralasciava di percepirne un po', anzi molto. È un idillio così soave quello che mi svolge tra l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io mento. Se il video ti è piaciuto, condividilo e non perderti il prossimo venerdì alle 16. Un bacio, ciao!